adesso Barbara incontri con il direttore perché prenderà il mio posto per intervistare. Un amico carissimo di Pomeriggio, abbiamo incontrato anche lo scorso anno e venivamo fuori tra l'altro da un periodo, quello insomma del Covid, dove i teatri avevano tanto sofferto. Lui aveva iniziato proprio la sua avventura nella direzione artistica del Maria Caniglia di Sulmona poco prima della chiusura, quindi del Covid, quindi insomma un inizio abbastanza difficile, decisamente in salita. E andiamo a sentire cosa ha da dirci Patrizio Maria D'Artista. Cari amici di Pomeriggio, bentornati a uno dei nostri incontri con il direttore, e oggi è un gradito ritorno qui con me, anzi in collegamento, Patrizio Maria D'Artista. Ciao Patrizio, bentornato a Pomeriggio. Ciao Barbara, è un piacere essere di nuovo con te. Mi spiace, mi perdonerai, ma non sono riuscito a essere lì presente, ma gli impegni mi hanno trattenuto a Sulmona. Ti perdono solo perché ne hai di impegni a valanghe, a valanghe, perché cari amici di Pomeriggio, io non ti sto dietro con le attività che svolgi. Allora, Patrizio, che è qui con noi, carinissimo, ha trovato veramente questo tempo da dedicarci, ma è tempo rubato a mille cose da fare, perché direzione artistica della prosa a Sulmona al Maria Caniglia, che sta andando alla grandissima. Dopodiché direzione confermato, triennio direttore artistico del Thalia di Tagliacozzo. Patrizio, devo dire, in più compone, in più non lo so, produttore. Patrizio, grazie di questo quarto d'ora. No, grazie a te, ma sono felicissimo di rincontrare te e il tuo pubblico, perché la prima volta che ci siamo incontrati era un momento molto difficile per tutti noi, insomma, e quindi ritrovarci ad oggi, in cui c'è questa esplosione di vitalità all'interno delle sale teatrali d'Abruzzo, ma non solo, è una cosa molto bella. Abbiamo vissuto insieme un periodo difficile, complesso, ma la gioia che stiamo provando tutti noi operatori, insomma, nel vedere i teatri quasi sempre pieni in tutti gli spettacoli, davvero ci riempie il cuore. Tanta fatica, però, ecco, l'applauso, il calore, la vicinanza del pubblico ci hanno ripagato di tutti, insomma, gli sforzi fatti finora, quindi siamo molto felici. Ecco, di sforzi devo dire che ne avete fatti tanti, perché voi avete, mi raccontavi nell'altro incontro che abbiamo avuto con te l'anno scorso, voi avete iniziato proprio in un momento drammatico, perché avevate preso la direzione del Caniglia, giusto? Proprio prima della chiusura per il Covid, quindi è stato tutto in salita, diciamo. Il primo tratto di strada è stato proprio, ecco, una dura salita. Tutto. Per fare una battuta, il tempismo è tutto. No, nel senso che sì, è stato un periodo difficile, particolarmente difficile, al quale nessuno di noi poteva essere preparato in nessun modo, però era certamente un momento in cui il teatro doveva trovare il modo di tendere la propria mano verso il suo pubblico, al fine di non spezzare quel preziosissimo legame che c'è fra ogni teatro, fra ogni istituzione teatrale e il proprio pubblico. Quindi è stata una sfida, però è stata una sfida necessaria, che con la nostra associazione, che è MetaPS, in collaborazione con il Comune di Sulmona, abbiamo scelto di affrontare appieno, e di, ecco, appunto, questa salita ha portato però alla gioia, alla soddisfazione di vedere le sale piene oggi. Bravo, parliamo un po' del presente, perché è stata dura il passato, adesso c'hai tanti impegni, però voglio dire, grandissime soddisfazioni. Ho seguito insomma l'andamento anche degli spettacoli, grandissimi successi di pubblico, di critica, quindi sia Sulmona al Maria Caniglia, sia al Thalia di Tagliacozzo, insomma le cose stanno andando bene, perché ti vedo attaccare cartelli sold out un po' su tutte le locandine. Ecco. È una bella soddisfazione, anche, voglio dire, uno scarico di adrenalina.
la fissione di quella, perché è sintesi di un lavoro molto strutturato che c'è alle spalle. Però sì, ecco, Sulmona ci sta regalando tantissimo, tantissima soddisfazione, gli spettacoli sono sempre quasi tutti esauriti, è una sala molto grande, insomma, il teatro storico più grande d'Abruzzo, quindi ha una bella capienza, una bella sfida riuscire a riempirlo. Però abbiamo avuto degli spettacoli ogni anno davvero eccezionali, di grande qualità, da Gabriele Lavi a Monica Guerritore, a Geppi Gleiesis, a Galatea Ranzi, a Emilio Solfrizzi. Quest'anno, ecco appunto, la stagione ha aperto proprio con Uomo e Galantuomo di Geppi Gleiesis. Abbiamo appena fatto Anna Karenina Anna dello Karenina, tra Scandinavo. Anna. l'altro ricordiamo che in Anna Karenina recitava anche un amico di pomeriggio, Ettore Teramano, Giacinto Palmarini, molto bravo, insieme Uno chiaramente a. spettacolo bellissimo, davvero di grande maestria teatrale, e la collaborazione con il Teatro Bellini è andata avanti nel corso del tempo. Adesso avremo Leo Gullotta, poi ci sarà Francesco Montanari e Cristiano Caccamo con Sesto Potere, che tra l'altro è la produzione originale a cui ha partecipato anche il Teatro Maria Caniglia in qualità di produttore, e poi ancora Vanessa Scalera, ancora Donatella Finocchiaro, chiuderemo poi ad aprile con Il Medico dei Pazzi, quindi sono tutti allestimenti particolarmente importanti e degni sicuramente di un palcoscenico così prestigioso come quello del Caniglia. E il pubblico, insomma, sta premiando per fortuna queste scelte, ma non solo da un punto di vista artistico. La cosa che abbiamo riscontrato sul territorio è che c'è davvero una nuova affezione del pubblico verso il suo teatro, e questo lo si evince in tutte le numerose attività, anche collaterali, che facciamo con il Teatro Maria Caniglia, perché prosa sì, ma poi c'è una stagione di teatro ragazzi, ci sono gli appuntamenti di oltre la stagione. Ti dico solamente il 20 di gennaio, adesso ospiteremo la conferenza del Crepè! dottor Paolo Crepè, ma tanti collegamenti anche con delle istituzioni scolastiche importanti, universitarie, con la Sapienza di Roma, con dei percorsi di, appunto, di scambio. Quindi, insomma, un teatro a tutto tondo. Perché il teatro, diciamolo, altrimenti diventa un po' quel luogo un po' chiuso, un po' elitario, che nessuno di noi vuole, e proprio chi si occupa di teatro oggi, invece io vedo. Poi nelle mie interviste, nei miei giri, che tu sai, c'è proprio una grande attenzione all'apertura del teatro, alle nuove generazioni, anche al territorio, alle istituzioni, insomma, più capillarmente magari introdotte, quindi le scuole, eccetera. Si fa tanto lavoro su questo, io devo dire, devo dare atto a tutti i programmatori, a coloro che si occupano. Ecco, di teatro, proprio anche forse uno slancio l'ha dato proprio il fermo del Covid, forse dopo si è capito, cioè quel momento è stato particolare, si è capito forse che bisognava veramente forse darsi da fare ancora di più per avvicinare questo spazio e questo luogo e questo tempo, che il teatro è tutto, no? Tutto, è il tutto che si svolge lì ogni sera, in ogni replica. Dargli Assolutamente. E una voce esterna. posso dirti che soprattutto il pubblico dei giovani ci sta regalando le più grandi soddisfazioni, perché con tutta una serie di attività che abbiamo messo in campo attraverso una serie di partenariati anche con gli istituti scolastici del nostro territorio, con il comune, con tutta una serie di enti, il teatro è pieno di ragazzi sostanzialmente. E questo è bello perché viene anche notato spessissimo dagli attori sul palcoscenico, che a fine spettacolo proprio lo ringraziano. Sai, quell'applauso fuori posto in un momento non previsto, magari, e quello è bello perché vuol dire che c'è qualcuno di nuovo a teatro, un pubblico che si rinnova. E ti devo Che dire, la bella meraviglia. questa immagine, Patrizio, Sì, ma perché bellissima, hai ragione. è così, e quando c'è un applauso fuori posto, o magari una risata un pochettino più importante. Ecco, un'aspettatrice ha colto un aspetto bellissimo, Barbara. Dice: da quando ci siete voi è cambiato il rumore di fondo. Sai il brusio prima degli spettacoli? Ecco, adesso è Certo. più acuto, è più Perché sono leggero, più perché ci sono più giovani. giovani. Poi il Questo sindaco della è. nostra città, gli assessori hanno donato i palchi più prestigiosi, più importanti, i palchi centrali proprio agli studenti. Altri ne hanno donati degli imprenditori della nostra città, che si sono messi a disposizione acquistando dei palchi da donare poi alle scuole per una fruizione gratuita per i ragazzi. E quindi questa è una cosa che ci riempie di tanto orgoglio. E abbiamo fatto in modo che anche il teatro entrasse nella scuola. Abbiamo attivato dei percorsi di laboratori di scenografia, di
di costume, di prassi scenica proprio all'interno della scuola. E qualche settimana fa abbiamo debuttato con una produzione originale prodotta interamente dai ragazzi. Quindi, ecco, formare un nuovo pubblico, formare dei nuovi cittadini consapevoli delle proprie capacità e soprattutto ricreare un'unione fra questi ragazzi attraverso l'arte, attraverso il teatro, una socialità sana. È un lavoro veramente importantissimo, importantissimo e difficile perché diciamo, appunto il teatro, come dire, fino a poco tempo fa era davvero un luogo visto come un luogo, no, un po' escludente rispetto ai giovani. Quindi un grande applauso a chi come voi diciamo, si opera per rinnovare il pubblico, perché poi chiaramente i ragazzi sono quelli che ci porteremo dietro negli anni a venire, no? Come pubblico e come spettatori, importantissimo. Il rinnovo e l'inclusione che è fondamentale. Uno dei progetti più importanti che portiamo avanti qui sul Mona è il progetto Teatro Immaginario che entra quest'anno qui al terzo anno di attività che è svolto insieme ai ragazzi del Dipartimento di Salute Mentale Giuliana Fapore di Sul Mona, quindi ASL 1 Abruzzo, con i quali appunto facciamo un percorso di alfabetizzazione teatrale che porta poi dopo un anno di studio all'esecuzione di uno spettacolo originale. Ogni anno questo progetto è in partenariato anche con Ecos Europe e con l'Istituto di Istruzione Ovidio sul Mona e rientra in quel progetto di inclusione, quindi non solo i giovani, ma anche il tessuto sociale e anche tutte quelle persone che per mille motivazioni finora non hanno frequentato. Ecco, il teatro poi sul Mona è il teatro della città per eccellenza, è stato costruito grazie ad una sottoscrizione pubblica, almeno i lavori sono stati avviati in questo modo, quindi è giusto che sia sempre aperto alla sua cittadinanza e a tutti gli abruzzesi. Bene, 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 bene. Senti, per quanto riguarda il Thalia di Taglia Cozzo, io vorrei ricordare che proprio questa domenica, noi oggi è mercoledì e quindi domenica, non, beh, segnatevi il Enzo De Caro al Thalia di Esatto, 14. domenica 14 avremo Enzo De Caro con questo spettacolo Peppino De Filippo, non è vero, ma ci credo, uno spettacolo assolutamente divertentissimo, portato in scena con grande maestria da Enzo De Molto, Caro, molto con attori, godibile, come no. assolutamente, e quindi siamo felici. Ecco, il Thalia è un altro esempio di, appartiene ad una città che è la città di Taglia Cozzo, che ha fatto della cultura davvero un proprio Molto. vessillo, ecco, con il Festival Internazionale di Mezz'estate, tutte le attività invernali che vengono fatte a Taglia Cozzo, davvero è una città piccola, graziosissima, bellissima, è un po' una seconda casa per noi perché ormai sono 3 anni che già lavoriamo lì e ci saremo per i prossimi 3 anni. Ecco, una grande soddisfazione, Patrizio, perché il tanto lavoro e anche i sacrifici in questi 3 anni, abbiamo accennato, no? Sono stati 3 anni duri per chi ha lavorato in questo settore, sicuramente, insomma, non è stato facile e quindi sono stati ricompensati perché proprio quest'anno, all'inizio della stagione, in pratica c'è stata la riconferma, no? C'è questo incarico, sì, che abbiamo preso, ti ripeto, con grande onore, senso di responsabilità, ma anche con grande gioia. Si è creato veramente un clima bellissimo, sia con il pubblico di Taglia Cozzo, con l'amministrazione e tutti gli amministratori in generale. Quindi siamo felici di poter dare il nostro contributo a una realtà che è oggettivamente un fiore all'occhiello del nostro Abruzzo. E quindi Enzo De Caro, poi avremo un tributo bellissimo a Lucio Dalla con Ciao Lucio, ma poi avremo Francesca Chillemi, faremo con Il Giocattolaio, un'opera molto, 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 molto particolare, un omaggio a Edith Piaf e poi un omaggio alla coppia comica per eccellenza che è Stanlio e Ollie, una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo che sta girando parecchio, sarà anche a Taglia Cozzo. Abbiamo ospitato Leo Gullotta poco fa, quindi insomma, anche al Thalia È stiamo un'altra guardando. stagione molto appetibile, molto gradevole. Anche ricordiamo 28 gennaio c'è anche La Stranezza, Toni Servillo Sì, e Ficarra e Picone. perché nella programmazione del Thalia abbiamo proposto questa formula di musica, musica, prosa e cinema e quindi si alternerà sempre una programmazione musicale, cinematografica, perché l'abbiamo reso un piccolo cinema, il Thalia, che è già un gioiellino di suo come teatro, ma lo abbiamo dotato appunto di uno schermo da proiezione cinematografica, un impianto fatto per bene.
E quindi insomma la programmazione è Quindi mista. proprio aperto a tutti i generi, ecco, Assolutamente diciamo. Quindi benissimo. sì. Assolutamente sì. Senti, Patrizio, io con te dovrei fare due, tre, quattro trasmissioni perché ne hai da dire, ne hai tante, però il nostro tempo, caro direttore, è purtroppo finito. Io ti ringrazio di essere stato ancora una volta qui con noi e con i nostri amici che ci seguono da casa, che veramente amano il teatro, quindi ci seguono con grande interesse e quindi che invito a andare, anche se non sono di Sulmona o di Tagliacozzo, prendetelo un biglietto perché è l'occasione per scoprire dei luoghi nuovi. Tra Bravi, l'altro. innanzitutto sono delle città stupende entrambe, quindi sia Sulmona Esatto. che Tagliacozzo sono dei due gioielli della nostra regione, hanno due teatri bellissimi, quindi venite a teatro, venite un po' prima in queste città, visitatele e poi insomma sicuramente porterete a casa un ricordo bellissimo. E a tal proposito vi invito a Bellissimo. seguire le programmazioni dei due teatri, ci sono i due siti internet, teatromariacaniglia.com o teatrotalia.com, i vari social, Facebook, Instagram, così Ci sarete sempre sono, aggiornati. sono tu Sempre sempre aggiornati. aggiornati. Poi abbiamo sempre il nostro weekly dove il Thalia di Tagliacozzo e il Maria Caniglia di Sulmona non mancano mai. Quindi il venerdì c'è il calendario degli spettacoli e Sono voi ci vicini agli siete spettacoli. Vi sempre. ringrazio. Ma noi ringraziamo voi per il grande lavoro che fate, per questo teatro che noi tanto amiamo. Io ti ringrazio di essere stato con di pomeriggio e ti aspetto prestissimo con La le mille prossima volta ci attività. abbracceremo sicuramente dal vivo, promesso. Volentieri, volentieri, volentieri. Grazie Patrizio. A presto, un saluto. Buon lavoro, ciao.